Prosegue a Santa Margherita di Belice il Terresicane Wine Fest, appuntamento che celebra il territorio, in particolar modo le sue aziende vitivinicole, in un connubio di arti, spettacoli e degustazioni. Nello scorso weekend, quello del 18 e del 19 agosto, due serate all'insegna della musica e del teatro con Salvo Piparo e Lello Analfino e una masterclass enologica. La manifestazione era stata già avviata nelle precedenti settimane a Contessa Entellina. Lo spin-off dell'evento, per la prima volta, ha coinvolto il comune belicino, diventato teatro del dibattito sul settore vitivinicolo, che in tutta la zona è molto ricco di proposte di qualità. Presso il terzo cortile del Palazzo Coutò di Santa Margherita di Belice, grande successo quindi per lo spettacolo denominato Il Lupo e la Luna, con Lello Nalfino e Salvo Piparo e la presenza dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Turbanti, piume e code di cavalli, attaccate a degli stendardi e tra i segni incontrati lungo il suo cammino spiccarono cammelli, elefanti, rapaci, spade biforcute, leoni, e su tutti la mezzaluna sventolava. Scipione procedette in catene e davanti al capì. Mentre è stato il pregiato vino belicino il grande protagonista della masterclass dal titolo I vini di Angelica, un incontro con esperti del settore enologico, a cui hanno fatto seguito dei banchi d'assaggio a cura dell'associazione Enonauti. Dietro ogni singola bottiglia, infatti, si apre un mondo di saperi e di sapori, un arricchimento non soltanto gustativo, ma pure culturale. Il gran finale dell'evento è previsto adesso mercoledì 23 agosto alle ore 22 in Piazza Matteotti, con il concerto gratuito ed aperto al pubblico del noto cantautore Enrico Ruggeri. La rassegna Terresicane Wine Fest, afferma Tanino Bonifacio, vice sindaco e assessore comunale alle politiche culturali e promozione turistica, è una felice occasione per comunicare e valorizzare il patrimonio della natura, della cultura e dell'arte del territorio delle Terresicane attraverso il linguaggio universale del vino. Il concerto di un grande artista come Enrico Ruggeri sarà il giusto epilogo di un evento che non è solo nostro, ma dell'intero territorio del Belice.